Ora andiamo a staccare le portiere per fare luci pozzanghera. Andiamo a fare luci pozzanghera, che come vedete non ci sono. Quindi in questo video andremo a farvi vedere la cablatura necessaria per avere delle luci pozzanghera. Stacchiamo il pannello e poi, come vedete, è proprio predisposto, ma al momento ha chiuso. Bisogna andare a fargli proprio il buco tagliando. Let's go. Come vedete, qua avremo le luci pozzanghera con logo top. Proprio curioso di vedere il lavoro finito. Andiamo a creare il vano per la luce pozzanghera. I never wanna hold you back. I wanna give you every chance. Ok, diciamo che a noi non interessa comunque essere troppo precisi. L'importante è che man mano dopo mi allargo, è che la lucina si incastri e che rimanga lì in sicurezza senza perderla e tutto il resto. Un po'. Ma sì, ma funziona, tagliato benissimo. Sì, no, taglia, però occhio agli occhi, state attenti. Ah, andiamo a fresare con cura. Frozen to these pieces without a shoulder. E voilà, come vedete, fresato perfetto, incastro perfetto, anche più duro dell'originale perché è stato proprio su misura. Let's go, andiamo avanti con la prossima. È anche duro da togliere. Togliamo la spugnetta e andiamo avanti per creare la cablatura. Allora, in qualsiasi veicolo che non ha una predisposizione di battitacco si andrà ad agire su questo connettore al pin 16, sul pin che 16. Adesso è già collegato per il battitacco, esatto, quello originale che noi, ok, ma voi non ce l'avete, quindi avete il buco vuoto qua al dovremmo pin 16 andare, ok, con il positivo della cablatura. E il negativo, basta fare un ponte al negativo della macchina al pin 5 e basta, e dopo servirà la codifica naturalmente per attivarle. Questo solo esclusivamente se non avete già la predisposizione del battitacco. Avendo la predisposizione del battitacco non avrete bisogno di fare questo ponte, ma dovrete andare ad agire direttamente qua. Quindi andiamo a spelare i nostri cavi battitacco originali, finissimi, infatti li monterò anche io. Adesso non sono accesi S-line. Andiamo. Grazie a Benny. Sì. Audi A3 Italy come sempre. Le sigarette sono in vedete la mia macchina. Come va lui? Separa il filo esistente un pochino, il rame, e va a infilarci dentro il filo e poi glielo arrotola in modo tale da avere, diciamo, un collegamento in sicurezza e se tiri non venga via così con facilità. E poi naturalmente ci mettiamo anche lo scotch, quello in tela. Preso le sigarette di chi? Bravissimo, apri, fuma, accendi, fai. E prendimi lo scotch che c'è in macchina, quello a tela. Isolante, scotch nero per lungo, per evitare di creare troppi spessori, che me l'ha insegnato proprio il buon Benny. Eccoci qua, seconda. E giusto per avere una cosa, diciamo, più omogenea, più carina, più originale, ci mettiamo quello a tela. Ci mettiamo proprio il suo e ritorniamo ad avere, diciamo, un aspetto quasi come l'originale. C'era un po' di più il marrone, però va bene. Cablatura, portiera, di destra, finita. Abbiamo già portato cavo a luce pozzanghera sotto e luce d'ingombro. Bene, una portiera l'abbiamo finita, andiamo avanti, facciamo anche l'altra. Si è fermato. Già. Dai che abbiamo quasi finito, reggi. E voilà, e anche luce pozzanghera con tanto di logo e luce ingombro fatta perfettamente. Tac. Video completato, spero vi sia stato utile. E niente ragazzi, mi raccomando, condividetelo perché magari a qualche amico potrebbe essere utile. E vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi piacciono i miei contenuti. Al prossimo video, ciao belli!